Buonasera, vediamo quali sono i titoli di oggi. Con una delicata operazione i medici degli infermi hanno salvato la gamba di Filippo Crociati, il capitano del baseball Rimini, coinvolto ieri mattina in un grave incidente sull'Adriatica. Ferretti, ieri è stato raggiunto l'accordo con i sindacati, 25.000 euro di incentivo all'esodo per 56 lavoratori, sono 100 gli esuberi dichiarati. Revocata l'autorizzazione al corteo di Forza Nuova di sabato pomeriggio, secondo la questura avrebbe creato rischi alla pubblica incolumità. I militanti del movimento non ci fermeremo. Da domani all'8 settembre alla Casa Rossa di Bellaria la mostra dedicata allo stile delle donne in occasione delle celebrazioni per il 150° della nascita di Alfredo Panzini. Di nuovo ben ritrovati in studio. È durato 7 ore ieri sera il delicato intervento chirurgico su Filippo Crociati, il 39enne capitano del baseball Rimini, rimasto coinvolto in un grave incidente sull'Adriatica a Viserba. Ha riportato fratture al bacino e ad altre parti del corpo, ma la gamba è salva. Dopo l'intervento Crociati è stato sottoposto a TAC e infine portato in rianimazione, dove è ancora ricoverato in condizioni stazionarie. Ieri mattina con la sua moto si è scontrato con un'auto che procedeva dalla parte opposta. Vediamo le immagini. A causare l'incidente sarebbe stato un automobilista che zigzagava per evitare la fila e che poi è tornato sul posto per influenzare i testimoni. È stato denunciato dalla Polstrada insieme a un'altra persona, il proprietario dell'auto su cui viaggiava. Intanto su Facebook sono decine i messaggi di sostegno a Crociati dal mondo del baseball e dagli amici. Ieri è stato sottoscritto l'accordo tra Ferretti S.p.A., organizzazioni sindacali ed RSU sulla gestione dei 100 esuberi tra i lavoratori indiretti dichiarati a febbraio 2013 dall'azienda. L'accordo prevede come unico criterio per l'individuazione degli esuberi la disponibilità volontaria dei lavoratori ad essere collocati in mobilità. Le uscite saranno distribuite a partire dal mese di giugno e fino a novembre 2014, che è il periodo coperto dalla cassa integrazione straordinaria, entro un massimo di 56 lavoratori in tutti i cantieri Ferretti S.p.A. L'accordo prevede un incentivo all'esodo di 25.000 euro per coloro che dichiareranno per iscritto la disponibilità ad aderire alla procedura di collocazione in mobilità entro settembre. Anche per uscite successive a tale data saranno riconosciuti ulteriori 5.000 euro a titolo di incentivo. Fillea, Filca e Feneal dicono: a questo punto aspettiamo che quanto previsto nel piano industriale in termini di investimenti produttivi e commerciali venga messo in campo e cominci a produrre effetti. Per quanto riguarda la gestione della cassa integrazione straordinaria, sempre secondo i sindacati ci sarebbero dei problemi nella gestione delle rotazioni e delle figure collocate dall'azienda a 0 ore, problemi dovuti ad un'interpretazione non corretta dell'accordo quadro e di quello sottoscritto al Ministero del Lavoro. Per questo ci sarà un ulteriore incontro con l'azienda proprio per fare una verifica sulla gestione della cassa integrazione straordinaria. Come chiesto da più parti negli ultimi giorni, è stata revocata l'autorizzazione al contestato corteo di Forza Nuova in programma per sabato pomeriggio nel centro storico di Rimini e a Borgo Marina. Secondo il provvedimento della questura, avrebbe creato rischi alla pubblica incolumità in un periodo di forte afflusso turistico. È disposto che la manifestazione si svolga in forma statica al di fuori del centro storico e della zona mare. Una decisione contestata dai forzanovisti riminesi, che fanno sapere di voler comunque svolgere il corteo anche senza autorizzazione e di essere pronti a muoversi con qualsiasi mezzo più o meno legale ed in qualsiasi contesto. Lunedì alle 20.45 nella sede della provincia di Vedaro Campana si svolgerà l'incontro La crisi economica o le crisi economiche, promosso dalla Costituente per la sinistra d'alternativa nata dall'esperienza di rivoluzione civile. Si parlerà di diverse realtà, in particolare dell'SCM, con la presentazione di uno studio a supporto della tesi che le difficoltà attuali nascono da scelte aziendali sbagliate. Una riorganizzazione aziendale che ha puntato più sulla rendita che sul lavoro e sui cui risultati ha espresso perplessità anche la revisione della società specializzata Deloitte, e che statistiche alla mano non ha avuto neanche riscontro nel mercato, visto che la SCM ha perso qualche posizione negli ultimi anni.
C'è anche un aumento eccessivo dei costi dei dirigenti tra le critiche rivolte alla SCM alla luce dell'incertezza che 340 lavoratori stanno vivendo sul loro futuro. Ci sembra un film già visto, nel senso che è tipico quando ci sono questioni problematiche aziendali che non producono redditività dell'impresa, è inevitabile scaricare poi tutta la responsabilità sui lavoratori, sul costo del lavoro e sui diritti in generale dei lavoratori. E questa è una pratica che non possiamo proseguire, non possiamo accettare e soprattutto dobbiamo identificarla come uno dei problemi che ha generato la crisi. È una condizione che è determinata da scelte politiche fatte da questa azienda, probabilmente per scelte industriali fallimentari, ha generato una crisi profonda che oggi si tenta di scaricare sul lavoro. Per noi è inaccettabile. Tra il 12 e il 14 giugno 2013 a Rimini inauguravano le due principali novità dell'estate di quell'epoca. Uno stabilimento balneare che voleva rinnovare la concezione di spiaggia, riuscendoci solo in parte, e un parco che voleva ridare vita ad uno dei luoghi storici della Riviera, riuscendoci solo per poco. Vediamo. Polemiche e traversie prima, con uno stop della sovrintendenza e la soppressione di alcune parti previste dal progetto. Polemiche e traversie anche dopo il taglio del nastro. Già a novembre 2003 al Turquoise arrivavano i sigilli. Il super bagno di Marina Centro si presentava come la nuova dimensione della spiaggia, moderna ed elegante, con servizi innovativi sia per l'attività balneare che per il divertimento notturno. Una vicenda travagliata che già faceva capire come iniziativa imprenditoriale da una parte, norme e burocrazia dall'altra, siano due strade che spesso corrono in direzioni differenti e gli anni a venire, fino alle ultime questioni sulle strutture in spiaggia, lo hanno più volte confermato. Oggi il Turquoise, rivisto e corretto, c'è ancora. Durò tre stagioni invece l'attività del parco Rimini a Covignano, nella storica area del Bandiera Gialla. Dai fasti degli anni 60 alle trasmissioni Rai degli anni 90, uno dei luoghi simbolo della Riviera. Poi, dopo quell'avventura, quasi più niente. Ma proprio dall'estate 2013 arriva un segnale interessante. Dal 6 all'8 settembre il Parco della Galvanina ospiterà il Festival della Cucina Italiana, sperando sia di buon auspicio per un ritorno a pieno regime e per non dover più vedere situazioni come quelle della trasmissione Il Viaggio di Pippo Baudo, che l'anno scorso, intervistando Red Ronnie all'ex Bandiera Gialla, dovette ricorrere a inquadrature strette dell'area per nasconderne lo stato poco glorioso. È deceduto ieri Don Luigi Riva, già parroco della piccola comunità di San Giorgio di Valle Avellana nella diocesi di Rimini. Avrebbe compiuto 92 anni in autunno. Era nato nel 1921 a Besana Brianza, Milano, ed era stato ordinato parroco nel giugno del 1949. Dal 1956 è stato parroco, poi amministratore a Valle Avellana. Il funerale, con la concelebrazione presieduta dal vescovo Lambiasi, si svolgerà a Valle Avellana sabato alle 10:30. La diocesi, per voce del vicario generale Don Luigi Ricci, ringrazia il Signore per il generoso ministero sacerdotale di Don Luigi e lo accompagna con la preghiera. Siamo arrivati alla notizia di Tutto in 100 secondi. I funzionari dell'ufficio dogane del Fellini e la Guardia di Finanza hanno scoperto 54.000 euro in banconote da 500 nascosti in un bagaglio smarrito su un volo da Mosca. In base alla legge che stabilisce l'obbligo della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di contante oltre i 10.000 euro, è stato sequestrato il 50% dell'eccedenza, ovvero 22.000 euro. Nell'incontro di oggi con l'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano, i parlamentari riminesi, Arlotti e Petitti, hanno ottenuto un incontro per il 19 giugno con la stessa Trenitalia, la provincia di Rimini e i comuni di Riccione e Cattolica, per rimediare al disagio creato con l'improvvisa soppressione delle fermate del Frecciarossa nei due comuni. Emma Petitti oggi ha partecipato anche all'incontro fra il viceministro dell'economia Fassina e i rappresentanti delle categorie economiche sulla rideterminazione dei canoni delle pertinenze demaniali. La Petitti chiede di rivedere i criteri di calcolo delle concessioni per superare i contenziosi e consentire alle imprese di recuperare le somme versate in eccesso dopo il ricalcolo degli importi nel 2007. A Riccione la GEAT ha avviato una serie di interventi di rifacimento del manto stradale e di messa in sicurezza sui viali D'Annunzio e Tasso. I lavori, che si concluderanno nei prossimi giorni, hanno un costo di 75.000 euro.
Un cittadino di via Giordano Bruno a Rimini ha pagato cara l'abitudine a lasciare le chiavi di casa nel portaombrelli. Ignoti le hanno usate per entrare nell'appartamento e rubare orologi e preziosi. Dormiva nel sottoscala di un albergo a Marebello. Il titolare ha chiamato i carabinieri alle 3.30 di questa mattina per far allontanare un cittadino cingalese che non voleva andarsene. Sarà inaugurata ufficialmente domani alla Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria Gioia Marina la mostra per celebrare i 150 anni dalla nascita dello scrittore. Il tema è il suo rapporto col mondo femminile e il titolo della mostra è Alfredo Panzini e lo stile delle donne. La mostra, promossa dal Comune in collaborazione con l'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, sarà aperta tutti i giorni, esclusa la domenica, fino all'8 settembre. Manoscritti, lettere, ritagli di giornale. La Casa Rossa è stata per lo scrittore Alfredo Panzini la casa delle vacanze, nella borgata di pescatori sull'Adriatico, dove sono nate molte opere importanti, e l'archivio, che oggi viene aperto al pubblico grazie ad una mostra dedicata allo stile delle donne. Panzini in tutta la sua vita è stato considerato uno scrittore tra virgolette misogino per varie ragioni, soprattutto perché dentro le opere di Panzini molto spesso ci sono degli atteggiamenti di critica al mondo femminile. In realtà, leggendo le opere di Panzini, si scopre che Panzini ha messo le donne al centro della sua opera, perché Panzini ha avuto un'idea straordinaria, che è quella di seguire le trasformazioni del mondo femminile per seguire le trasformazioni dell'Italia tra gli anni 20 e gli anni 30. Quindi le donne sono per lui un oggetto privilegiato. Tanto è vero che alla fine degli anni 30 lui scrive un libro, un libretto sulla penultima moda, cioè sulla moda femminile, e dice chiaramente: gli uomini fanno le rivoluzioni, le donne fanno le rivoluzioni con i loro abiti. Metà della mostra è dedicata alle donne intellettuali che Panzini frequentava, come Margherita Sarfatti, amante di Mussolini ed esperta d'arte, e la scrittrice Sibilla Leramo. L'altra metà alle donne della sua famiglia, la moglie Clelia e la figlia Matilde. In una dimensione più intima si possono trovare la bicicletta di Alfredo, i suoi occhiali, la radio e lo scrittoio. C'è poi la stanza di Matilde, Titi, entrata in convento pochi anni dopo la morte del padre nel 1939, che per tutta la vita conservò i ricordi paterni in album di ritagli. Ci sono poi i quadri e i ritratti della moglie Clelia Gabrielli, pittrice apprezzata. Abbiamo ritrovato le riviste di moda che Panzini aveva collezionato, le abbiamo sparse nella casa, le abbiamo utilizzate proprio come motivo conduttore della mostra. Cioè, la casa non è semplicemente il luogo dove Panzini ha abitato, ma è uno spazio dove il visitatore può ritrovare un incontro con Panzini, Alfredo Panzini, ma con i Panzini, cioè con la famiglia Panzini. E la giornata di celebrazioni si aprirà domani mattina alle 10 al Museo della Città di Rimini con una tavola rotonda da Panzini a Bulgakov, da Caruso a Fellini. Alle 18 poi ci sarà l'apertura della mostra alla Casa Rossa a Bellaria, che abbiamo visto adesso in queste immagini in anteprima, e alle 21.30 nel parco di Casa Panzini ci sarà la presentazione del fascicolo dedicato alle case museo dei poeti e degli scrittori in Romagna. Primo appuntamento domani sera alle 21 nella chiesa di Santa Rita per la quarta edizione degli itinerari organistici riminesi. La rassegna, promossa da Fondazione Karim e Diocesi di Rimini, propone tre concerti che saranno eseguiti su prestigiosi organi presenti nelle chiese cittadine. Il più antico è del 1711 e si trova a Rio Petra, vicino a Sogliano. A pochi anni di distanza fu costruito quello per la chiesa di San Bernardino a Rimini. È un patrimonio unico quello degli organi presenti nel territorio riminese, che vanta anche importanti famiglie di organari. Per valorizzare questi antichi e preziosi strumenti, anche quest'anno Fondazione Karim e Diocesi propongono gli itinerari organistici riminesi. Sono una cinquantina, poco più di 50 strumenti superstiti. Di questi una dozzina circa sono stati restaurati. Il più antico di tutti risale ai primi anni del Settecento, 1711, e poi ci sono un paio di strumenti anche di quell'epoca, poco più avanti, dei fratelli Ricci di Verucchio, una famiglia di artigiani, di organari autoctoni. Gli itinerari organistici riminesi prendono le mosse da un'opera di restauro che è durata negli anni, prima dalla Cassa di Risparmio di Rimini,
e poi da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini il restauro di tutti questi, organi. Primo appuntamento della rassegna domani alle 21 a Santa Rita, dove è custodito un organo del maestro veneziano Gaetano Callido del 1779. Il concerto, con brani di autori seicenteschi, sarà eseguito da Fabio Ciofini. Toccherà poi nei due venerdì successivi alla chiesa di San Fortunato e a quella del Suffragio. Così viviamo gli organi, l'organo vive, suona, viviamo i luoghi, chiese importanti che sono anche custodi di una storia plurisecolare della città, e così viviamo anche questa possibilità del riverbero della presenza di Dio nell'animo umano. Per assistere invece ad un nuovo restauro, il costo è di circa 100.000 euro, bisognerà attendere. Ci sono delle richieste, ci stiamo pensando, però non ci sono francamente i termini e le possibilità per effettuarli. Però io mi auguro che nel tempo si possa riprendere anche in quest'opera importante e fondamentale. Il Sant'Arcangelo Calcio comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto con il tecnico Agatino Cuttone. La notizia, già nell'aria, è stata ufficializzata oggi. Nei prossimi giorni la società ufficializzerà il nome del nuovo allenatore. In pole position ci sono Massimo Gadda e Roberto Rossi. La società ringrazia in una nota Cuttone per il lavoro positivamente svolto, per la professionalità e le doti umane dimostrate nel periodo di collaborazione. Era l'ultima notizia per noi, grazie dell'attenzione. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle frequenze di Radio Icaro, ma anche sul sito di informazione newsrimini.it. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie dell'attenzione e buona serata.